Buongiorno a tutti, facciamo vedere in questo video come si fa ad andare a condividere un CAUT. Primissimo passo, dobbiamo andare a registrarci e a fare una costruzione del nostro, diciamo, del nostro account CAUT. Come possiamo fare a fare questa cosa? È un processo totalmente guidato, ma poi ho creato un tutorial specifico per registrarsi sul CAUT. Quindi non c'è assolutamente nessun problema su questo. Prima cosa, abbiamo che il CAUT si presenta in inglese. Molti di voi avranno all'interno dell'Omnibox direttamente Google Translate. Qualcuno invece, come me, ce l'avrà sulla destra. Traduci questa pagina, avremo Google Translate. E quindi per le persone che hanno bisogno della pagina in italiano, ci cliccano sopra e dopo un po' abbiamo tutte le traduzioni del caso. Quindi non dobbiamo assolutamente spaventarci, poi qualcosetta magari viene lasciato in inglese, ma diciamo che la maggior parte delle cose viene tradotta anche in modo un po' buffo, tipo la home viene tradotto come casa. Ok, allora abbiamo delle sezioni specifiche che ci interessano, questa diciamo è la home, quindi vediamo quali sono i nostri piani. Io ho sempre un piano free, non vado a fare dei pagamenti per l'utilizzo dei CAUT. Spesso i ragazzi vogliono condividere con noi dei CAUT. È chiaro che con la modalità di iscrizione che si ha a CAUT, ragazzi, non si può fare, ma si può avviare facendo una modalità di iscrizione per insegnanti. Se i ragazzi quindi si iscrivono come insegnanti, possono andare dai loro CAUT a fare che cosa? A condividere i CAUT con le altre persone. Quindi in questo specie di triangolino aperto con i tre pallini abbiamo la condivisione, possiamo condividere con chi vogliamo. Basta conoscere il nickname della persona, digitarlo qui, ad esempio il mio è questo, ma saprete quali sono i nickname dei vostri ragazzi. Se volete, potete condividere, oppure vi fate condividere proprio, vi fate condividere i CAUT che hanno realizzato i vostri ragazzi. E quindi potete utilizzarli voi stessi ed esaminare meglio il loro lavoro, invece se ad esempio avete assegnato un lavoro alla costruzione di un CAUT. Come si fa ad avere un CAUT condiviso nei propri CAUT? Semplicissimo, qua, e abbiamo duplica in questo modo, da duplicate, in questo modo riusciamo a trovarcelo all'interno dei nostri CAUT personali. Infatti, se facciamo duplicate, andiamo non in questo, magari che ho già duplicato prima, prendiamone un altro, questo qua, la terra pianeta blu, schiacciamo duplicate. E abbiamo che viene inserito poi nei miei CAUT. Se vado a cercarlo adesso nei miei CAUT, vedo duplicato della terra pianeta blu. Non mi interessa, posso andare anche poi in un secondo momento o adesso ad eliminarlo. Benissimo, spero che questo video vi sia servito e buon CAUT a tutti.